Noi qui a Montescone, io e un'altra ragazza ucraina, con gli aiuti di varie associazioni, ci siamo attivati sin da subito per poter aiutare in qualche modo, per poter renderci utile, perché io purtroppo ho tutta la mia famiglia là. Purtroppo, per fortuna, in una zona, chiamiamolo abbastanza tranquilla, perché io abito al confine con la Polonia, penso che oggi, tutto sommato, conoscete tutti quanti la geografia dell'Ucraina, visto le ultime notizie svolte, vengo da Leopoli. Però pure ieri hanno bombardato lì. E i miei parenti, i miei genitori che sono grandi hanno detto che giustamente non se la sentono di andare via dalla casa loro. Ho provato di coinvolgerli in tutti i modi, se la parola giusta, anche di minacciarli in qualche modo, ma non c'è verso. D'altronde le capisco e capisco pure quelle persone che sono rimaste lì perché dice se andiamo via tutti, chi rimane? Come ho letto oggi una frase che dice che se la Russia smette di fare la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, l'Ucraina non esisterà più. Purtroppo non è facile parlare, perché giustamente provando anche l'emozione. A vedere tutti quei posti dove sono cresciuta, dove ho fatto l'università, dove ho viaggiato, a vedere che stanno bombardando, che non esiste più, a dire che mi fa senso, penso è poco quello che posso dire. Marco, che è stato con me 2 volte in Ucraina, lo vedo che a differenza dei suoi genitori, che per me è qui un'altra famiglia, forse anche di più, lo vive diversamente nei confronti loro, perché giustamente lui è stato lì. Quando è tutto iniziato 32 giorni fa, io ho la mia casa in Ucraina, che come già ho detto è Leopoli, ma a 2 km dalla base militare. Anche quando siamo andati la prima volta noi, lui la notte si è svegliato e dice: ma che è questo rumore? Li guarda di quegli elicotteri che passano sopra la casa, dico c'ho 2 km dalla base militare. Che ve lo dico che fino a qualche giorno fa non pensavo che potesse essere un pericolo. Il mio fratello alle 7 di mattina mi ha mandato il messaggio, hanno bombardato Kaliningrad, sarebbe la base militare quella che si trova lì, a 2 km dalla mia casa. Ho detto non ci credo. Quando ho acceso il telegiornale, purtroppo era così. L'unica che è andata via è la mia cognata con 2 bambini, perché la sua casa, la mia da 2 km, la sua casa da 50 metri, gli sono partiti tutti i vetri a casa dal boato del missile. Quindi lei con 2 bambini si è ritrovata, pensate che avendo la patente, avendo la macchina, era una di quelle che oltre il suo paesetto non usciva fuori perché aveva timore di guidare. È riuscita ad arrivare fino a Polonia da sola con 2 bambini, ha preparato la macchina, ha affrontato 72 ore di fila alla frontiera con meno 20 di fuori, che io ogni volta la chiamavo dicevo: ma ce l'hai l'acqua, ma ce l'hai da mangiare, ma i figli come stanno? Lei diceva: guarda, dice, alla fine dice qui la frontiera tra di noi ci aiutiamo, quindi tranquilla, dice solo che c'è un po' di fila a livello di burocrazia che comunque devono fare un minimo di controllo di quelli che entrano. Ed è stata l'unica che ha raggiunto mio fratello che si trova in Polonia, altri hanno deciso di rimanere là. Quindi io ho detto, dico, per non pensare a quello che sta succedendo, per non guardare in continuazione il cellulare, le notizie, dico, cerco di attivarmi con tutta me stessa, con quello che posso, per rendermi utile, per sentirmi utile. Abbiamo anche qualche profuga qui a Montescone che abbiamo aiutato di venire comunque qua, delle ragazze. Vi dico solo che abbiamo 2 ragazze da Kharkiv, 2 sorelle. Kharkiv che non c'è più, sulla mappa geografica, tra cui una incinta d'ottavo mese, venuta qua col marito militare. Penso che ogni donna, quando si tratta dei bambini, ha una sensibilità maggiore, no? Ma penso che da ogni mamma ancora di più. Io mi definisco ancora neomamma perché la nostra bambina ha 2 anni, quindi la gravidanza, il parto, che è una cosa sacrosanta per tutte noi donne, no? L'ho affrontato, diciamo, da poco. Quando io ho visto questa ragazza d'ottavo mese di gravidanza, solo un pensiero che lei non avrà nessuno a cui stringere la mano. Solo un pensiero che lei si trova in un paese, cioè, come dire, improvviso, buttata là, non sapendo la lingua, non conoscendo nessuno. Io guardate, ho cercato di trovare le parole più rassicuranti che potevo, che quando mi sono attivata ad aiutarla, quando l'ho telefonata, poi dopo quando l'ho incontrata,
Lei era talmente diffidente che non sapeva se poteva salire con me in macchina che l'accompagnavo dal ginecologo o no. Quando siamo stati qui all'ASL a Montemiscone a visitarla, c'era la dottoressa Rota, che io facevo dall'interprete, perché giustamente la ragazza non parla l'italiano. Io mi sono girata dall'altra parte che mi scorrevano le lacrime. E la dottoressa mi ha detto: Scioxa, dice perché? Dico, no, dico, non voglio farmi vedere, dico, da lei, perché magari dopo pensa che c'è qualcosa alla bambina che sta male. Però dico io, cioè, come fai, dico, a trattenere le lacrime? Perché innanzitutto dico, questa c'ha pure un marito militare, punto interrogativo, se torna là, se potrà tornare là, se lo vedrà vivo, cioè, perché qui non si tratta di una situazione purtroppo che finisce domani, da quello come vedo, come sta succedendo. Non trovo. Oksana, che tu sei una di quelle che si è attivata di più per quanto riguarda l'aiuto da qua da Montefiascone. Ci puoi dire cosa state facendo qua da Montefiascone per Allora, l'Ucraina? guardi, il discorso vuole, noi qui a Montescone, quando abbiamo mandato il messaggio, se non mi sembra male solo all'inizio, quindi parlo più di 3-4 settimane fa, per attivare questa raccolta, mandando il messaggio una settimana prima per dare la possibilità a delle persone ad attivarsi in quegli aiuti su quali c'era la richiesta, che principalmente parliamo dei medicinali, dei cibi in scatolame, che a pronto uso la scatola aperta a mangiare perché si trovano senza corrente, che quindi anche se uno ci dona la pasta purtroppo non la possono cucinare. Anche i vestiti, perché giustamente la gente è fuggita da casa, chi è riuscito a prendere una busta e chi non è riuscito manco a prenderla. E spediamo tutto quanto, purtroppo in pullman non possono entrare direttamente nell'Ucraina perché i ragazzi che portano, che sono degli ucraini, ci sono delle volte anche degli italiani, gli italiani potrebbero far entrare in Ucraina, ma dopo non so a livello burocratico come sarà a farli uscire, però comunque dovrebbero farli uscire. Gli ucraini, col fatto che c'è la legge della guerra, se un uomo entra là non esce più. Quindi noi ci siamo attivati tra varie conoscenze di far arrivare tutto quanto al confine, dall'altra parte arriva un altro pullman, manualmente lo trasportano nel confine, cioè scaricano uno, lo ricaricano l'altro. E comunque tutte queste persone che ci hanno aiutato, perché ci siamo ritrovati anche me compresa dalle persone che mi dicevano: ma arriva queste cose, arrivano, non arrivano, dico signore, io faccio il possibile per farlo arrivare, ma anche se arriva in Ucraina, purtroppo la situazione che c'è potrebbe essere anche come è successo, che i negozi dei cibi vanno bombardati, gli aiuti umanitari vengono presi dai soldati russi, cioè io questo non lo posso sapere. Però giustamente dico, guardate che noi facciamo il nostro meglio. Poi il capo della protezione civile mi ha messo, come si dice, una pulce nell'orecchio, dice: ma ci sono i corridori umanitari? I corridori umanitari dicono che li hanno aperti, peccato che l'esercito russo non li rispetta. Perché io fino a ieri non sapevo come andavano organizzati questi aiuti, eccetera. Cioè, dico, io mi sono attivata al modo mio tramite le conoscenze, però per quanto ci risulta fino adesso tutto quanto è arrivato alla distensione, perché comunque tramite la comunicazione di oggi riusciamo ad avere un riscontro su tutto, cioè per dire che quando noi ci siamo attivati principalmente di fare la raccolta dei beni, gli aiuti economici ci servono soltanto per pagare la benzina, visto i costi soprattutto che sono aumentati. Cioè, per dire che quando delle associazioni ci davano dei soldi, noi comunque agli autisti l'abbiamo detto: fateci tutti i scontrini, in modo tale, dico, che la gente sappia che le cose sono reperibili. Così come cerchiamo di far vedere tutte le foto, pubblicare tutto su social, anche sui gruppi ufficiali di Montefiascone, dove si vede che le cose sono effettivamente arrivate e che sono riconoscibili, cerchiamo di mettere le etichette Montefiascone e tutto quanto. È su questo che ci siamo attivati. Poi ci si sono aggiunti qui a Montefiascone anche altri comuni. Io mi sono attivata a Montefiascone perché, avendo Marco qui, dopo 10 anni che sono qui, diciamo montefiasconese, mi sono attivata qui, anche se ci sono delle associazioni che lo fanno, la comunità ucraina che lo fa a Viterbo, cioè lo fanno tutti, perché quelli di Viterbo ci hanno detto: volete unirci a noi? Dico, guarda, alla fine siamo riusciti a trovare il magazzino, siamo riusciti a organizzare tutto, dico, noi nel piccolo facciamo qui, voi fate là, però per adesso siamo riusciti a spedire 5 carichi, tra cui 2 sono andati a confine con la Polonia e 3 a confine con la Romania. Quindi quelle 3 che sono andati a confine con la Romania, quelle sono riuscite ad arrivare, diciamo, nei punti più bisognosi, parliamo di Kiev. Certo.
parliamo di Cernivtsi, che pure lì non è che hanno bombardato come a Kiev, però comunque lì ci sono pure tanti profughi interni del paese, certo. Perché la gente giustamente, come ho detto, sono andati via da casa, non sono riusciti a prendere niente. Sembrerebbero delle cose banali, sto parlando, non so, di spazzolino nei denti, sto parlando dei dentifrici, sto parlando dei pannolini per i bambini, però hanno bisogno di questo. Sì, certo, loro sanno, io sono in contatto con un insegnante, era un insegnante di teologia alla università, al seminario teologico di Kiev, e quello che mi diceva ultimamente era proprio quello della necessità loro di andare a dare da mangiare e da bere alle persone, soprattutto alle persone anziane, che sono terrorizzate, si sono rifugiate negli scantinati, nei sottoscala, dove possono, e questi che sono realmente disperati non escono da casa, non hanno da mangiare, non hanno da bere, per cui con gli studenti biblici e con tutti quanti i professori della facoltà di teologia, quello che riescono a ottenere tramite i corridoi umanitari di cibo li vanno a distribuire a queste persone che realmente sono, anche a altri, ma soprattutto a questi si sono dedicati, alle persone anziane che stanno veramente patendo in maniera enorme, perché poi ci sono persone che addirittura si ricordano delle altre cose che sono successe nel tempo in Ucraina, per cui è ancora peggiore. Cioè, per dirvi, la settimana questa qui, a lunedì l'abbiamo spedito il carico principalmente per dei medicinali e il cibo per i bambini che soffrono di glicemia, perché la guerra va avanti, ma stiamo parlando delle persone che già hanno dovuto combattere una loro guerra interna. Cioè, parliamo come dei bambini, famoso ospedale, penso l'avete sentito, Khmadit a Kiev, che è quello lì, uno degli ospedali che era attrezzato a livello migliore per chi soffriva di oncologia, è stato bombardato. Quindi, per cui ecco, quello che voi riuscite a fare è di far transitare tramite, perché quello che mi dicevano era una persona... voleva portare su un camion intero di roba, gli hanno detto no, non andare, perché il camion non passa, no. È meglio un furgone. Esatto, meglio questi mezzi piccoli, come per dire. È meglio un furgoncino piccolo, un fiorino, un ducato, lo riempi di tutto quello che puoi andare, arrivi al bordo con l'Ucraina e a quel punto riesci a transitare con un mezzo di più o meno della stessa dimensione, perché sarebbe molto più semplice fare un motrice rimorchio pieno di roba, vai su, boom, ma chiaramente poi non un camion intero di roba potrebbe arrivare a Leopoli, laddove ci sono dei profughi interni, da dove vengo io. Però, per dirvi, io vengo da Leopoli, questa ragazza che sta qui viene da Kiev, quindi diciamo abbiamo delle conoscenze nei punti vari per sentire com'è la situazione. A Leopoli, quando io ho contattato, dico, guarda, dico, posso aiutare con degli aiuti, al che mi hanno risposto, ringraziando Dio, ce l'abbiamo, se riuscite a spedire dall'altra parte, provateci là. Perché a Leopoli comunque ti fanno entrare con bilico intero. Certo. Però, come ha detto lei, cerchiamo di mandare dei mezzi piccoli, perché comunque tutte queste cose manualmente nei scatoloni vanno riportati e ricaricati su un altro furgone. Quindi quando prepariamo pure delle scatole, noi qui, che quando i ragazzi dell'associazione Libera Voce sono venuti ad aiutarci, io dicevo, oh ragazzi, fermi, dico, non fate dei scatoloni grossi, cioè questi devono trasportare, quindi devono essere le cose comode, come abbiamo suddiviso tutte le cose, tutti i beni, mettendo le etichette in cirillico, in modo tale che sanno cosa gli arriva, che non si mettono a aprire con un scatolone e mezzo, non so, una scatola dei pannolini, trovano due scatolette di tonno, cioè dico, non esiste, tutto quanto deve essere suddiviso. Comunque mandiamo anche una bolla di accompagnamento voluta da noi, che quando li arriva dall'altra parte i ragazzi, i nostri amici, ci controllano, dicono, guarda, effettivamente sono arrivati queste scatole e questa quantità, in modo tale che ci abbiamo anche un ritracciamento, che le cose non scompaiono, non spariscono per strada. Okay. Per cui ecco, se tu dovessi dare un consiglio a noi, come ai membri della Chiesa, a quelli che ti stanno ascoltando in registrata sul video, qual è la maniera più efficace attualmente per aiutare a livello pratico il popolo ucraino? A livello pratico io penso la maniera più efficace, come ho detto, le donazioni, soprattutto dei medicinali. Poi sul secondo posto andiamo del cibo e scatolame, però come ho detto, se anche riuscite in qualcuno a darci una piccola donazione, nei soldi che poi vi faccio avere tutti quanti i scontrini, certo, per mettere anche la benzina, eccetera,
per dirvi, adesso i prossimi due viaggi quasi abbiamo pagati, nel senso le persone che si sono proposte di dare dei soldi, quindi abbiamo quasi raggiunto la cifra a livello economico per poter fornire i soldi agli autisti. Certo. Poi dopo, man mano... Quanto costa un viaggio per arrivare in Ucraina? Consideri che i costi che sono aumentati, parliamo anche che c'è da pagare l'autostrada, si rigira intorno tra 1.000 e 1.200 euro. Non è poco. Non è poco. Non è poco, per cui chiaramente... Non è poco, perché i ragazzi, gli autisti che vengono qua, addirittura perché comunque devono pure tornare, no? Ci sono pure delle persone che loro profughe che portano qua in Ucraina, dall'Ucraina in Italia, e loro dicono, guarda, certe volte chi ce l'ha la possibilità, noi chiediamo se possono non pagare, offrirci qualcosa per mettere la benzina, se possono, se non possono, pazienza. Certo. Cioè, per dirvi, il viaggio, l'ultimo che l'abbiamo dato i soldi all'autista, lui ha detto, dice, guarda, non mi dare tutti questi soldi, che è l'ultima volta quando ho portato dei profughi, dice, ma hanno pagato totalmente il viaggio. Dice, certo. Io l'avevo detto se potevano donare, dice, però erano delle persone che fortunatamente erano messi economicamente bene, dice, hanno voluto pagare, perciò dice, non mi dà tutta la cifra intera. Certo. Cioè, perché in questa situazione dovrebbe essere, non so, come definito umano, se si mette a cercare di guadagnare. Certo. Qui ecco il fatto di poter fare delle donazioni anche per chi chiaramente non può contribuire con praticamente, io sto pensando alle persone che ci stanno ascoltando, possono fare un versamento, avete un conto corrente, avete una... No, noi non abbiamo perché ci siamo uniti all'associazione Libera Voce, ma non siamo un'associazione noi come ucraini che stiamo qua, abbiamo pensato pure di fare... come dice lei, di fare una associazione registrata per poi poter raccogliere la quota, insomma, dei soldi. Però pure questa è una questione burocratica, ci richiederebbe il tempo, perché la guerra in Ucraina c'è, ma io essendo ucraina purtroppo non ho smesso di lavorare in Italia, capito? Quindi oltre al lavoro, la bimba, tutto quanto... Cioè, Certo, no, capisco, no, stavo pensando proprio come poter eventualmente accettare donazioni per potervi girare. Se avete voi un conto corrente, potete fare una raccolta sul vostro conto corrente, poi in base a quello di quale abbiamo più esigenza, magari ve lo dico, abbiamo una richiesta come abbiamo avuto la settimana scorsa su questi prodotti per chi soffre di glicemia, potete andare tranquillamente a acquistare e poi dopo noi le spediamo, cioè, capito? In base a quello che... Certo. Perché le richieste ci arrivano da là, vi dico solo che mi sono fatta gli ultimi giorni anche la coltura sui giletti antiproiettili, che sono impossibili ad acquistarli in Italia, e poi tra l'altro quelli che ci sono in Italia, là non servono nulla. Sì, sono troppo sottili. Sì, perché le armi che vengono utilizzate perché io ho scoperto che di là mi facevano la richiesta, amici miei dell'esercito, la richiesta a livello 4+. Invece ho scoperto che in Italia oltre al livello 3 non esiste. Il livello 3 in Ucraina ci si va a caccia, per farvi capire. Che inutile dire che andate a spendere i soldi su una cosa che poi non riesce a salvare la vita umana qui. Quindi ci hanno fatto anche delle richieste particolari a livello dell'esercito, ma... Certo. No, non era insomma tanto facile a reperire queste richieste, a soddisfare. Ok, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Oksana? Avete richieste? Vi è tutto chiaro? Ok, grazie Oksana. Grazie. Ti ringrazio a voi. Tanto. Sì, grazie. Visto che ci sono stati tanti intermediari, per far finire la lingua di questa cosa, no? Sì. Tu, essendo un'italiana, essendo di quel popolo, sai l'esigenza, conosci l'esigenza, conosci la cultura, che cosa si potrebbe usare per poter mettere fine a questa cosa? C'è da parte un popolo vostro, perché dell'altro popolo non sappiamo che. Basterebbe che ci lasciano stare e vivere a casa nostra tranquilla. Siamo un paese sovrano dal 1991. Il 26 giugno l'Ucraina è entrata come il paese indipendente, con la sua costituzione, con la sua propria lingua. Peccato che se andiamo a leggere la storia, l'Ucraina è sempre stata, se posso definire poco con questa parola, antipatica anche alla vecchia Unione Sovietica. Basterebbe a vedere tutte le leggi con quali ex Unione Sovietica ha cercato di estinguere la cultura dell'Ucraina, la lingua dell'Ucraina. Vi dico solo che tutti questi
tutti questi scrittori, insomma, poeti, le persone, diciamo, della intelligenza ucraina che scrivevano in ucraino erano mandati in Siberia a morire, ai lavori forzati. La nostra lingua ha combattuto, la nostra cultura ha combattuto per essere sopravvissuta. Non vi sto parlando del 1932-33, del genocidio degli ucraini di Holodomor, quando Stalin gli è venuta una brillante idea di far morire la gente dalla fame. Lo sterminio, il genocidio degli ucraini che non viene riconosciuto da tutti gli stati, l'Italia lo riconosce. Quindi un popolo che non sto parlando che ha sofferto oggi, ha sofferto da sempre. Cosa ci basterebbe? Basterebbe che ci lasciano stare a casa nostra. Putin ha detto che viene a liberare delle persone in Ucraina che parlano russo. Io vengo da Leopoli. Secondo Putin, Leopoli è una delle regioni più naziste che esiste in Ucraina. E ho mio zio, che viene dalla Russia, sposato con la mia zia più di 30 anni, non ricordo precisamente quanto. Non ha mai pronunciato una parola in ucraino. Nessuno l'ha ammazzato. Perché? Non si è mai sforzato, non si è mai esposto problema che lui non era capace di parlare in ucraino. Nessuno gli ha mai detto niente. Le ragazze che sono venute da Kharkiv parlano russo. Queste che vi ho detto che sono una di loro è incinta. Peccato che stesso Putin, che ha usato questa scusa, viene mandato, scusatemi il termine, in quel paese in russo da queste persone che stanno lì. Lui è andato a liberare la Georgia, se vi ricordate, nel 2008, è andato a liberare anche il Giappone, parliamo, è andato sempre a liberare qualcuno. Cioè, per finire la guerra, signora, è molto semplice. Tanti ci dicono, ci sono state anche giovedì in trasmissione sulla Rete 4 che mi hanno chiamato su Direttore Rovescio, dove ho sentito dei pensieri assurdi, tra cui ci dicono anche che adesso l'Italia ci si mette a fornire delle armi all'Ucraina, ok? Pure io preferirei che nessuno ci fornisse delle armi, ma se non ci danno le armi, con che cosa ci difenderemo? In pratica, cosa succede? Che le persone ad oggi si mettono a guardare con gli occhi come viene fatto lo sterminio delle persone, fa finta di niente, ognuno si chiude a casa propria. Guardi, io quando nel 2014 è iniziata la guerra in Armenia, una guerra come penso, vi siete accorti, la notizia ha fatto il primo giorno, poi Sì, nessuno ha saputo ma più non niente, nemmeno, no? già è partita, già era in terza o quarta notizia, Ok. per cui. Quando è successo tutto ciò in Armenia, io ho un'amica armena che vive in Italia. Gliel'avevo detto, io gliel'avevo scritto solo un messaggio, mi dispiace, in italiano, perché giustamente non conosco la sua lingua, parlavamo in italiano qui, no? Non era la mia guerra, non mi riguardava. Al che adesso io ho scritto, ti chiedo scusa, perché adesso so cos'è la guerra, adesso so cosa vuol dire chiamare la mia madre e la prima domanda non a sentire come è passata la giornata, cosa ha mangiato, come è andato al lavoro, gli chiedo sei viva? Queste sono le domande. Purtroppo, come tante guerre che succedono nel mondo non hanno un nesso logico, perché parliamo dei poteri talmente grossi che penso che noi umani col piede per terra non possiamo comprendere. Ma una cosa certa è che qui si tratta di un genocidio verso il popolo ucraino. Questa è la cosa certa, perché tutti quanti che stanno là, tutti quanti con chi ho contatto, tutti quanti che ho conosciuto adesso, perché tante persone tramite social ci contattano, ci chiedono se nell'eventualità volessero venire in Italia, come funziona, se qualcuno gli dà una mano all'inizio, eccetera. Tutti quanti si fanno una semplice domanda: perché? Scusami, tu sei in contatto quindi con i profughi che sono qui nella nostra zona? Esatto. Hanno bisogno di qualcosa? Sono già dislocati nelle Sono già famiglie? dislocati nelle famiglie quelli che Hai sono una venuti lista qua. di cose di cui hanno bisogno? Ogni giorno li sento e in base alla loro esigenza, a quello che occorre, cerchiamo di aiutarli. Per dire, questi due ragazzi che da Kharkiv, loro comunque a livello economico erano messi bene, che quando noi l'abbiamo proposto che c'era la persona che era disposta a ospitarli nella casa propria, loro hanno detto guarda, preferiamo di affittare una casa. Ho detto, ma ci riuscite? Perché ho detto, guarda, dico, la spesa si gira intorno a questa cifra, poi dopo ci sono delle spese delle bollette, cioè per carità nessuno vi lascia soli, però valutateci prima. Però giustamente, come penso in tutte le guerre, c'erano quelle persone che a livello economico se lo poteva permettere,
loro hanno fatto questa scelta, hanno detto, dice, sono due sorelle, entrambe ce l'hanno già due figli, più deve nascere un'altra bambina, no? Invece dopo ci nasce la bambina, un po' ci sentiremo, tra virgolette, nella nostra tranquillità, e le comprendo. Infatti l'ho sentito anche l'altro ieri, di cosa ci avete bisogno della spesa, perché pure tante persone, amici nostri, anche nel lavoro dove lavoriamo con Marco, che lavoriamo insieme, si sono attivati, hanno comprato delle cose. Delle persone che si sono proposte, dice, magari compro un po' di scatolame, dico, guarda, dico, ci sono dei profughi che sono venuti qua, se vuoi comprare, dico, anche, non so, una bistecca, un... Casomai dopo ci scambiamo, non... assolutamente, qualsiasi cosa che possa servire, non possiamo aiutarvi, ci siamo, grazie, anche se cercheremo di coinvolgere la comunità della quale veniamo. Oksana, quante persone, quanti profughi sappiamo che sia? Allora, quelli, diciamo, che sono venuti e ospitati personalmente da noi, oddio, se non mi ricordo, due ragazze, questi con due figli. Poi c'era Valentina, però Valentina adesso è stata ospitata da una famiglia con la figlia a Tuscania, che, questi, che in pratica farà, tipo, diciamo, assistenza ad una signora anziana che è lì, e in più gliene offrono vitto e alloggio, quindi una cosa reciproca. E poi ci sono quelli che sono venuti da Serafino, dalla moglie sua, quanti sono? Sono tre persone, però pure quelli sono ospitati dai parenti, quindi... Poi c'è un altro ragazzetto di quelli di Ruslan, poi c'è un altro ragazzetto di, ma che questo sta qui con lo zio e i suoi genitori sono rimasti là, però pure lui, un carino, viene ad aiutarci a smistare tutte queste cose, chiudere le scatolami, che ci ha detto, dice, guarda, non mi serve niente, sto... Perché comunque, come già ho detto, che tante persone dicono, se propongono di aiutare, dico, guarda, dico, comunque, come comunità, gli ucraini ci siamo tanti in Italia, veramente tanti. E tutti quelli che vengono cerchiamo già noi stessi ad aiutarli, ovviamente nel nostro piccolo che possiamo, perché pure noi, come ho detto, dico, cioè magari io mi ritengo di essere un pochino più fortunata, che lavoro alla GESCOM SPA, lavoro in ufficio, ma ci sono quelle che continuano a fare delle badanti e prendono 600 euro al mese di stipendio, lo so, perché se li prendono. Se li prendono, perché 10 anni fa, quando sono arrivata, io ho iniziato esattamente così. E quindi giustamente pure loro, con le loro possibilità economiche, quello che riescono ad aiutare, aiutano, ma cerchiamo comunque... Quando ci serve aiuto, non vi preoccupate, sentirete il nostro grido, quello poco ma sicuro, ma vedo che comunque veramente c'è tanta solidarietà da tante persone che non ci aspettavamo, pure quando abbiamo attivato quel giorno ufficiale della raccolta, ci continuavano a portare i carichi di roba da vari comuni, da Magnoreggio, Acqua Pendente, che io a un certo punto non sapevo dove smistare, come suddividere, cioè ho detto, le cose che ti scaldano il cuore in questa situazione. Ecco, la cosa importante che, come dicevamo all'inizio, è che questa cosa prosegua, perché tutti quanti ci auguriamo, preghiamo che la guerra finisca adesso, in questo momento. I problemi non finiranno, ci sono città completamente distrutte, ci sono persone che sono andate via dalla propria patria e non potranno tornare perché fisicamente non hanno più una casa, per cui saranno costrette... Il sogno sarà quello di ritornare là, a tutte le persone che sono uscite, ma fisicamente non potranno tornare perché non ci sta più il posto dove stare, per cui la catena di solidarietà non si deve esaurire nei prossimi 30 giorni, perché gli effetti, quelli che si chiamano side effects, effetti collaterali di una guerra, durano decenni. C'è da ricostruire una società, c'è da curare delle ferite che sono non soltanto le ferite fisiche delle persone che muoiono. Proprio ieri sono in contatto con un corrispondente di guerra che si chiama Claudio Locatelli e mi diceva che stanno buttando le cluster bomb, che sono quelle che chiamano dirty bombs, bombe sporche, sono delle bombe che esplodono e sono piene di pezzettini di metallo e non servono a distruggere un obiettivo, ma servono a uccidere persone. Per cui capite bene la situazione psicologica anche di queste persone, che per uscire a cercare il cibo nelle vie, in quello che è rimasto, sanno che potrebbero non tornare a casa. Per cui quello che dobbiamo stare attenti noi tutti quanti, anche noi come Chiesa, ma anche tra le persone che conosciamo, a sottolineare che la necessità non è quella di adesso, ma la necessità che rimarrà, per cui di non dimenticarsi dell'Ucraina, visto che abbiamo sempre sfruttato queste persone per i nostri interessi, perché ci sono persone che vengono per lavorare. Io al negozio ho un cliente che era insegnante di piano al conservatorio in Moldova,
ma c'è la moglie ucraina e lui insegnava in Ucraina pianoforte, attualmente sta facendo il guarda i polli. Ciao. Per cui noi abbiamo usato questo popolo in maniera poco corretta, non dimentichiamoci che sono persone che ci hanno dato una mano nel momento della necessità. Quando c'è stato il Covid, l'Ucraina ha contribuito a venire in Italia con fondi e con il resto, per cui deve essere un'onda lunga, che non termina soltanto adesso nei prossimi 30 giorni. Volevi dire, Speranza? Non reagisce più, sì. Esatto. È quello che ho detto io ieri ad una mia amica che mi ha chiesto come stanno i miei genitori. Dico, non so quanto dico egoista, cioè quanto sono egoista dico a pronunciare questa frase, ma dico, mi sono quasi abituata. Sì. Cioè, me stessa. Ma anche perché, come ha detto Marco, il discorso qual è? Che anche se le cose finiscono domani, che ci auguriamo tutti, purtroppo l'economia non riparte da domani. Cioè, stiamo parlando delle città che sono proprio spianate con la terra. Quindi, dire che la situazione è tragica, penso, è poco. Ok. Oksana, noi ti ringraziamo infinitamente. Grazie di averci dato uno spaccato della tua vita. E come comunità siamo pochi, ma siamo stati abituati a dover dare, per cui in qualsiasi maniera vi possiamo essere utili. Adesso ci scambieremo indirizzi e il resto. Siamo veramente al vostro fianco, al fianco del popolo ucraino. Grazie di essere stata con noi. La guerra è quando i più vulnerabili soffrono. E quando le cose ordinarie, per esempio andare al negozio e comprare del pane ucraino, fresco, caldo e fragrante, diventa impossibile. E quando incontri ogni giorno persone che non mangiano pane da 4 o 5 giorni, per non parlare di tutto il resto. La guerra è quando il posto più sicuro per dormire nel tuo appartamento è il bagno, anche se ovviamente è per altri scopi. Avanti, Matteo. La guerra è quando chi ti desta la mattina, se sei riuscita ad addormentarti del tutto, non è la sveglia o il canto degli uccelli, ma i suoni delle sirene o delle esplosioni delle bombe che ti fanno tremare. La guerra è quando relativamente silenzioso non significa assenza di esplosioni o sirene, ma piuttosto meno esplosioni e meno sirene vicino a te. Prossima. La guerra è quando un bel tramonto viene oscurato dal fumo delle esplosioni. La guerra è quando parlano le armi invece delle persone. Queste sono le parole di Fyodor Rykinets, che è il professore di teologia di cui vi ho parlato, vi sto parlando e con cui sono in contatto. E ho detto e ho promesso a lui che avrei tradotto in italiano le sue riflessioni, perché lui sta facendo un diario quotidiano di quello che pensa dal Kiev, dove ci sono le, anzi mi ha detto, dice, non dire Kiev, quello è russo, Kiev, pronunciano nella nostra lingua. Una volta il mestiere di Fyodor era quello di insegnare, ora il mestiere di Fyodor è quello di praticare quello che ha insegnato. Lui l'ha insegnato per tanto tempo all'università le cose. Una frase che ha detto che mi ha colpito e che ho condiviso con voi anche qualche giorno fa è questa: è il momento in cui sei chiamato a fare tu e le convinzioni che hai pronunciato in tempo di pace e che adesso in tempo di guerra devi vivere. Vieni alla prossima, Matteo. Matteo 5, versetti da 3 a 10. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Il mondo sta agendo in questo momento. Vediamo tante persone che stanno agendo. Ma una cosa è l'aiuto adesso, e una cosa sarà l'aiuto fra un mese, tre mesi, un anno. Cosa ne sarà del nostro aiuto? Cosa ne sarà del nostro coinvolgimento? Cosa ne sarà del fatto che dobbiamo essere testimoni della nostra fede e, come dice Fyodor, mettere in pratica le convinzioni che hai pronunciato in tempo di pace e adesso le devi vivere in tempo di guerra? Il mondo e le persone non hanno bisogno della nostra emozione domenicale. Possiamo emozionarci, possiamo fare una lacrimuccia, possiamo commuoverci davanti alle visioni che vediamo in televisione, ma bisogna che il sostegno vada oltre. Che non ci si dimentichi della guerra soltanto perché la notizia è scalata in seconda, terza, quarta, quinta posizione e poi uscita, non compare nemmeno prima delle previsioni del tempo. Gesù ci chiama a essere assetati e affamati per ciò che è giusto. Essere affamati e assetati, anche se costa. A noi costa economicamente, perché magari c'è da comprare qualche cosa, ma alle persone in Ucraina in questo momento sta costando la vita. Gesù ci chiama non a parlare di pace, ma a creare la pace. Come si crea la pace stando da casa? La pace si crea dandogli voce e forma, perché non dobbiamo smettere di testimoniare che la pace non è l'assenza di guerra, ma è una comunione di persone, di qualsiasi lingua e di qualsiasi popolo, di qualsiasi religione, di qualsiasi stato sociale. È questo che significa. E significa nutrire la pace, adoperarsi per la pace, significa anche non dimenticare, ricordarsi. Gesù ci chiama ad avere misericordia. Misericordia è una parola latina che è composta da miser, che significa pietà, e cordis, pietà del cuore. Per i latini la pietas era un dio o una dea, perché era di genere neutro, e era un dio che governava, che doveva governare i doveri di ciascun uomo e di ciascuna donna. Quello significa avere pietà, dover essere governati da qualche cosa che comandi al nostro io interno verso le cose che sono giuste e sane e vere. Gesù ci chiama ad avere un cuore che comandi la mente e le nostre istruzioni. Mi dai l'ultima, Matteo? Matteo 25, 34, 40. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo visto dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato, in prigione, e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno minimo di questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Fyodor diceva: è il momento in cui sei chiamato a fare le tue convinzioni, a fare delle tue convinzioni che hai pronunciato in tempo di guerra, di pace, adesso le devi vivere in tempo di guerra. Anche se la guerra può sembrarti distante, distante non è, 1200 chilometri, Lisbona è a 1800, sembra dietro l'angolo, Leopoli è a 1200 chilometri, è meno di Londra. Anche se la guerra può sembrarti distante, anche se puoi pensare che non riguardi te, tutte le guerre ci debbono riguardare, tutte, compresa questa, ma anche le altre nel mondo.
anche se pensi che non potrai mai fare abbastanza. Perché le persone dicono, ma io che posso fare per la guerra? Gesù non parla di andare a parlare con i potenti del mondo. Alcuni vengono chiamati, Paolo fu chiamato a parlare con i potenti del mondo. Gesù ti parla di cose molto più pratiche. Il re qui parlava di cose che erano molto più pratiche. Gesù parlava di un pane e di un bicchiere d'acqua. Gesù parlava di un letto in cui dormire. Gesù stava parlando di un vestito. Gesù parlava di una medicina, di una visita. Gesù non ti chiede di far cessare la guerra. Non è nelle tue possibilità. Di pregare per la cessazione della guerra, sì. Ma non ti sta chiedendo di andare a parlare con i potenti del mondo, ma di essere presente verso gli ultimi del mondo. Non ti chiede di far cessare la guerra, ma di essere presente nella vita di chi vive la guerra. Ora vorremmo fermare a pregarci, vorremmo fermarci a pregare. Vogliamo pregare per la situazione, vogliamo pregare anche per Oksana e per Marco che si stanno impegnando. Fermiamoci a pregare. Chiunque persona, qualsiasi persona è chiamata a pregare, che se sentite di pregare per qualsiasi motivo siete liberi di farlo. Signore, ti ringraziamo della testimonianza di Oksana oggi, che ci ha dato oggi qua. Signore, noi non vogliamo dimenticare, noi vogliamo essere presenti, vogliamo essere consapevoli, vogliamo fornire quel pane e quel bicchiere d'acqua. Vogliamo fornire quel letto su cui dormire e quel vestito. Vogliamo fornire quella medicina o visitare. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio non dimenticarmi. Io voglio essere presente. So che non mi chiami ad andare a parlare con i potenti, ma so che mi chiami a pregare per i potenti. Mi chiami a pregare per le autorità. E mi chiami a essere presente con quello che posso, con il mio bicchiere d'acqua e con il mio pane, con il mio letto e il mio vestito e con la mia medicina e la mia visita. Signore, ti prego, aiutami a non dimenticare, a essere presente ora, ma anche fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, perché io voglio essere il tuo sale della terra.